Buongiorno a tutti, buon giovedì 2 luglio. Siamo in diretta questa mattina, sempre dall'oratorio di Lonate, e abbiamo la nuova classifica. Perché pian piano stiamo valutando i lavori che ci mandate e a partire dai laboratori abbiamo ben due premi per le buste, perché la gara e la sfida era fare la busta più piccola e quindi prende 10 punti per l'oratorio di Sant'Antonino, Benedetta Grassi, che ha fatto la busta più piccola di tutti. Un applauso a Benedetta, lo sentiamo in sottofondo. Ok, 10 punti a Sant'Antonino che vola, comincia a scalare la classifica, allunga perché oltre al laboratorio della busta c'era anche il gioco del castello di carte. Ecco, e qui prendono 10 punti ancora per l'oratorio di Sant'Antonino i fratelli Ferrario, che hanno fatto il castello di carte più alto di tutti. Quindi Sant'Antonino ha ancora 10 punti, ma Lonate insegue perché Angela Rosa, che è già entrata in classifica i giorni scorsi, anche ieri ha dato dimostrazione delle sue abilità e ha preparato una serie di buste a scalare. L'immagine era bellissima, un'immagine di buste a scalare tutte decorate, dalla più grande alla più piccola, e quindi Lonate prende ancora 10 punti. Ma, come tutti sapete, gli animatori stanno facendo e preparando i video in oratorio, quindi anche loro hanno la loro struttura della giornata. Il primo giorno abbiamo già dato 10 punti agli animatori di Ferno per il montaggio di uno dei video che abbiamo caricato. Oggi diamo 5 punti ancora agli animatori di Ferno, perché come in tutti gli oratori estivi, in tutte le attività dell'oratorio, un momento importante è la preghiera, e girando e facendo la preghiera nei vari oratori, quelli di Ferno sono quelli che hanno partecipato meglio in questi giorni, e quindi 5 punti agli animatori di Ferno. Questi sono i punteggi di questa mattina e con cui iniziamo questo giovedì. Ora la preghiera e alla fine vi dirò la classifica generale, punteggio per punteggio. Lasciamo la parola a Don Luigi. Ciao a tutti. Sicuramente, se potessimo entrare nelle vostre case, anche voi avreste accumulato tantissimi punti per la preghiera. Ricordiamoci, ragazzi, che la preghiera non è un rito magico, non è una superstizione, ma vuol dire ricordarsi tutti i giorni che il Signore è importante per noi. E al Signore chiediamo di guidare e benedire la nostra giornata, e lo facciamo anche con un canto molto bello in cui chiediamo al Signore di prendere le nostre mani e di fare quello che il Signore vuole. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo insieme Mani. Il domani di un mondo che cancella i sentimenti, scatola le forze nell'asfalto di città. Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare, reclamati siamo tuoi, cammineremo insieme. Mani, prendi queste nostre mani, fanne vita, fanne amore, braccia aperte per ricevere, che solo cuori. Prendi questi nostri cuori, fa che siano testimoni, che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio. Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, gli uomini dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia.
e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Se dovessimo mettere un sottotitolo a questo Vangelo, potremmo dire: apri gli occhi e guarda i segni di Dio nella tua vita. Oggi Gesù ci dice questo. Ci dice: amico o amica, non pretendere che le cose siano così evidenti, così chiare, così scontate, ma guarda nella tua vita e vedi come il Signore interviene, come io, il Signore, intervengo nella tua vita. E alle domande che vengono naturali, che possono venire naturali nella vita, su Dio, sull'esistenza di Dio, è il Vangelo che ci risponde. Ci dice: guardati attorno e vedi i frutti dell'amore di Dio in mezzo a noi. Chiediamo oggi al Signore la grazia di saperci destare ogni giorno dallo stupore, con lo stupore, per vedere come il Signore interviene nella vita di tutti i giorni in maniera spesso inattesa. E per far questo chiediamo ancora una volta, come abbiamo fatto ieri, l'aiuto a Maria. E lo facciamo con una preghiera mariana che a volte rischiamo di dimenticare. Quando parliamo di Maria, diciamo, quando preghiamo con la Madonna, preghiamo sempre con l'Ave Maria. Oggi vogliamo dire la Salve Regina, sottolineando come davvero Maria sia la Regina del cielo e della terra. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Molto bene, siamo pronti per questa quarta giornata del Summer Palio 2020. Ricordiamo la classifica dopo i risultati che abbiamo dato prima della preghiera. Al terzo posto Ferno con 15 punti, al secondo posto Ronate con 20 punti, prova la prima fuga Sant'Antonino con 33 punti in classifica. Quindi mi raccomando, partecipiamo, anche gli animatori ci mettono sempre del loro meglio a fare tutto, perché come avete visto contano anche tutte le attività che fanno in presenza già gli animatori. La settimana prossima incominceremo anche con i gruppi in presenza che parteciperanno anche loro al palio nei nostri oratori, sia di Ferno che di Ronate che di Sant'Antonino. E ora un ultimo avviso: vi ricordo che domani sera, venerdì alle ore 21, qui all'oratorio di Ronate c'è la possibilità di vedere un film per le famiglie. Il film è Oceania e alla fine ci sarà un gioco per tutti. Chiediamo di venire con anticipo perché le procedure di ingresso sono un po' più lente e bisogna appunto entrare con calma, con i dovuti distanziamenti, le dovute norme di sicurezza. Quindi ancora buona giornata a tutti e, come al solito, che vinca il migliore. Buon Summer Palio 2020.